Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi dove li portiamo? A vedere i delfini. Ovviamente siamo ancora alle Maldive e oggi vi portiamo a fare questa escursione insieme a noi dove ci porteranno a vedere i delfini. Speriamo di poterli vedere perché non è ovviamente certo, ma vedremo se la fortuna è dalla nostra. Sai cosa ne pensi? Io penso che, come avete potuto vedere, c'è anche Nicolino con noi. Il nostro Nicolino. Raga, cioè qua si sta espandendo la situazione, fa paura. Cerchiamo di non ammazzare Vincenzo. Tra poco saliamo sulla barca e si parte. Partiti alla ricerca dei delfini. Eh sì, perché effettivamente non è così scontato di riuscire a trovarli. Infatti ci avevano già avvisato anticipatamente che non era certo li avremmo visti. E quindi tenetevi pronti per vedere se siamo riusciti a trovarli noi. Capelli perfetti. Forse abbiamo sentito un delfino, adesso vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Forse. Che dire, si commenta da sola. Per me era la mia prima esperienza, la mia prima volta che avvistavo i delfini ed effettivamente è un momento veramente magico. E ora raga, si brinda. Uè Franco, cacchio versi da bere, che Greta è incinta, non può mica bere alcolici. Ecco, bravo, direi che un succo è davvero più appropriato. Come è stato? Molto bello? Molto buono. The next morning. Eccoci pronti per la nostra seconda avventura, ovvero andiamo a visitare un'isola dove vivono solamente i nativi del posto. Hello. Va bene, stiamo pianto. Quindi cosa si racconta? I palmoni. Ah, stavo guardando, ci sono i palmoni e il signorino là, nel mentre stiamo prendendo tutta la spiegazione dell'isola, però la prima parte è stata riguardo al fatto che vivono solo 1000 persone su questa isola e la maggior parte uomini e tutti vivono, diciamo, di pesca di tonni. E ha detto che queste barche sono appena rientrate. Si sono fermate perché ha detto che adesso il mare comincia un pochettino a muoversi. Mi sembra più calmo di tutti gli altri giorni in cui l'abbiamo visto, però
si vede che per loro già comincia a essere fastidioso. E quindi quelli che avete visto prima stavano sistemando le reti per la pesca. E nada, adesso ci porta a fare un giro panoramico itinerante dove ci soffermeremo all'ospedale, spero che non ci serva, alla moschea e poi ha detto che se vogliamo possiamo comprare nei local shops oppure possiamo prendere... Hello. Hi. Possiamo prendere il cocco, c'è il cocco giallo e il cocco arancione, tu lo sapevi? Io non lo sapevo. Ha detto che è molto dolce, molto molto dolce, quindi non è quello che conosciamo tutti, ma è molto dolce. Esattamente. C'è un odore di metano, di gas, di delle barche, veramente peso. Cherosene, amore. Di cherosene? Che bello, voglio fare una foto con il telefono alle palmone. Where is my telefono? My phone? Please. Beautiful, handsome guy. Can you please give me the fucking my phone? Ci racconti, Pina, che cos'è questa? Stava dicendo che questa è la scuola, ci sono circa 230 ragazzi e iniziano alle 7 del mattino, poi alle 9 fanno colazione, poi vanno fuori un'ora a farsi pausa e poi finiscono all'una, intorno all'una. Guarda, attualmente tutti... stanno facendo lezione. E adesso stanno facendo lezione, ci sono tutte le scarpine fuori. Vedi tutte le donnine che hanno il velo? Non so se si può fare il video lì, Poppy, dai. Poverini, si sentiranno super in imbarazzo. Oppure protagonisti. Chi lo sa? Tu lo sai? Si è nascosto. Dai, qualcuno giustamente non vuole essere ripreso. Poveri bimbi. Sfruttamento di immagine minorile. Che giacchicchio, sì. We can? Thank you. Vabbè, insomma, sfruttano l'immagine dei bambini. Sfruttiamola, cosa dobbiamo fare? Tanto tutto il mondo fa così. Ciao, ciao. Pensavo che parlasse con me il giappo qua. Che ti ha detto? E ha avuto un gas, oh. Vi racconto che ci stava... Quale? Stone Apple, perché sembra tipo pietra. Sì. Vabbè. Vincenzino vuole sempre avere ragione, non ascolta niente e poi ha ragione lui. Poi c'era la banana, la super mega bananona. E adesso non so se stiamo andando alla moschea o all'ospedale, che ci diceva. Quindi proseguiamo il nostro cammino infernale perché sono 180 gradi. Le mie braccia, come potete ben notare, sono viola, bordeaux. Però noi proseguiamo. Pausa all'ombra. Cos'è questo frittino? Grazie, mi hanno detto di assaggiare questo, che è veramente, veramente, la foglia, veramente aspro, e di mangiare questa foglia qua, che sa di peperone, non so per quale motivo, ma sa di peperone. Questa è la mia moto. È sweet water. Okay. So traditionally, people survive with that water. So they cook and become like honey. When you cook, same feeling you will feel. Right. So when they eat with the coconut, they will... It's like a sweet, sweet, like honey. So we, like fresh, you can just drink like juice. But if you keep more than 24 hours longer without drinking, it becomes an alcohol. Wow. So this is one and only souvenir shop. Whatever you like, you can buy from here. Okay. All right. Ragazzi, qua c'è tipo meno 20. Questo costa meno? Tipo? $7.
foglia, anche se non sembra. Dici che cos'è? Basilico, è tipo basilico per loro. Capito, so. We can you can eat, yeah, this okay. Is this will be very big. This is very good for health and skin. Okay. Quindi fa molto bene alla pelle e alla salute. Ti volevo offrire. Era spettacolare. Ti volevo offrire anche la sua. Tutto, qualsiasi cosa. Ottimo. Attenzione che si stanno portando il cocco. Attenzione. Stai bevendo che cosa esattamente? Un cocco. Un cocco giallo. Mamma mia, buonissimo, raga. Davvero? Spettacolare. Quindi mo lo provo pure io. È molto carino mentre cammini e bevi il tuo cocchino. Darti più slancio. L'amico Fritz è qua, ci stava dicendo che ci sono in questo atollo con una decina di resort e che ce ne sono alcuni in generale nelle Maldive che sono un po' razzisti, cioè non so se sono le persone che l'hanno fatto diventare un po' un atollo o un resort razzista, ma mi diceva che ce ne sono alcuni dove praticamente la maggior parte sono italiani, ci sono dei resort solo per gli europei e dei resort dove ci sono invece mix di culture e persone chiaramente diverse, come a questo punto nel nostro, perché siamo gli unici italiani, poi ci sono russi, inglesi, giapponesi, cinesi, c'è un po' di tutto. Però strana questa cosa, non la spiego e dico boh. Cos'era quello lì, Pina? Di pesce. Erano pesci. Sì, ragazzi, qua c'è, adesso c'è un odore di pesciolame. Non ho fatto pagare 3 dollari, poi lo fanno io. Prova a pelarlo a mano. Pelalo a mano. Hai pagato 3 dollari semplicemente perché sapevo usare la mannaia molto bene. Mozzarella mini. Ovviamente il campo da calcio non può mai mancare da nessuna parte. Niente, Vincenzino pure qua. Trova. Ragazzi, non solo i campi da calcio, anche rimanere in forma è molto importante, anche qua, anche alle Maldive. The next day. Salve, housekeeping. Buongiorno, benvenuti in questa nuova villa. Eh sì, perché ci è stata data un'altra villa in attesa del nostro checkout, e quindi perché non mostrarvela? Venite con me. Ciao, ci sono anch'io su quello specchio là in fondo. Ciao. Ehi. Allora, ci dove spieghi? Partiamo? Io partirei da di là. Da di là, di là. Prego, di là, perché andiamo. Oh, non so, mi ispira di più. Allora, venite con me. Qua abbiamo il nostro divanetto, come avete potuto vedere nell'altra camera, con i nostri cuscinoni, quindi per un po' di relax. Ovviamente questa tenda si può tirare su proprio per avere un po' più di luce.
qua abbiamo il nostro letto matrimoniale, tra l'altro stupendo, e tutti i nostri option, quindi la macchinetta del caffè, il fornitore, la nostra acqua, qua dentro c'è un nostro frigo bar con tutte le nostre bevande, ovviamente tutte comprese. Qua i nostri cassettoni, qua un tavolo dove riporre, diciamo, alcune cose. Camera da letto, che dire, io direi stupenda. La nostra TV, che ovviamente ci mostra costantemente quanto è bello questo posto. Il letto è veramente fantastico, e quindi... Yada! Smonta tutto, Vincenzino, yada! Mi raccomando. Yada! Vabbè. A parte il voler rovinare sempre ovviamente le cose, la vista non può mancare, perché le Maldive, la vista è una delle parti più importanti di tutte. Guardate qua che meraviglia. Posto veramente, veramente stupendo. Cambio di temperatura tra interno e esterno un pelino alta, perché dentro ci sono 22 gradi, qua ce ne sono 35. Come, scusami? Qua abbiamo un altro divanetto per potersi rilassare, qua lo sdraio, stupende, qua davanti alla piscina ovviamente privata, per fare il bagno, la spiaggia e il mare con il reef, l'oceano, un po' l'impatto della corrente, veramente veramente un posto stupendo. Ma ora lasciamoci guidare dalla nostra Greta e dal nostro Nicolino. Eccoci. Per la seconda parte di questa bellissima villa. Entriamo nella parte meravigliosa del retro. Sì, perché ovviamente qua è tutto diverso dal solito. E ci porta in questo spazio magnifico. Questo angolo magico. Vi direte perché sul retro all'esterno abbiamo il bagno. All'esterno, guardate che bello, della casa, col doppio lavandino, con un mega specchio con una luce bellissima, atomico, la vasca da bagno, e siamo fuori, cioè vi spiego, vi giuro che siamo fuori. E qua, se continuiamo, abbiamo sempre un divanetto, così, un relax, nell'ombra, col caldo, si sta bellissimo, una doccia all'aperto, fantastica. Questo penso che sia per stendere tipo costumi da bagno. Almeno si asciugano. Un filo per stendere. E poi là chi c'è? Vadi, vadi dentro lei, da di qua, da di qua. Non ho bisogno, però vado. Qua, per chi deve fare terribili odori. Almeno è arieggiato, cosa dici? E si può entrare sia da qua passando sulla sabbia. E per chi è un po' più schizzi, io sono schizzi, non voglio sporcare dentro. C'è anche l'ingresso pavimentato da qua, sempre nel bagno. E ovviamente non può mancare l'altra doccia, perché abbiamo quella esterna, se uno vuole farcela da lì, oppure questa qua pavimentata. Stupendo. Meraviglioso muro, non so come definirlo, mosaico, cioè, meraviglioso, un colore pazzesco. Voglio subito fare una doccia qui, andiamo a fare un tuffo nel mare, nell'oceano, poi andiamo nella piscina, poi andiamo voglio fare le docce da tutte le parti. Bene ragazzi, questo è il secondo tour di una seconda villa, quindi quella sulla spiaggia, come avete potuto vedere, qua alle Maldive, al San Siam Iruveli, ci teniamo a dirlo perché ci siamo trovati veramente veramente benissimo, ci hanno coccolato da quando siamo arrivati fino adesso, che è la nostra, purtroppo, il momento della nostra ripartenza. Fateci sapere se vi è piaciuto questo video e scrivetecelo qua sotto nei commenti, mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale. E se potete venite alle Maldive. Assolutamente, almeno una volta nella vita venite alle Maldive, perché veramente merita, veramente, veramente merita. Noi vi salutiamo perché andiamo a farci un bel bagnetto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Just then.